Ciao a tutti ragazzi, nello scorso episodio è iniziato il calciomercato invernale, abbiamo chiuso l'episodio con un pareggio incredibile contro la Regina per 1-1 e con l'acquisto di Moises Ribeiro, un centrocampista brasiliano svincolato che ci serviva per la panchina. In questo episodio andremo a chiudere il calciomercato, faremo tantissime partite, mi raccomando lasciate il mi piace, arriviamo a 1000 mi piace per un prossimo episodio anche domani, iscrivetevi, attivate la campanellina, mi raccomando che non vi costa niente. Detto ciò ragazzi, vi lascio con l'episodio, buona visione e ricordatevi di mettere il like. Ora ragazzuoli, avremo il Pisa. Siamo in casa, loro sono quarti in classifica, noi invece ci troviamo al 12° posto, 25 punti, Pisa che ne ha 35, quindi battendoli, se riusciremo a batterli, andremo a meno 7, ma soprattutto andremo ad accorciare sull'Ascoli che si trova a 4 punti di vantaggio rispetto a noi. Pensiamo al Pisa, saremo, come vi ho già detto, in casa, direi di cambiare le maglie, magari noi possiamo giocare con la nostra prima e loro tranquillamente con quella nerazzurra. Andiamoci a giocare questa sfida con i nostri titolari. Forza, forza, Vicenza. Torniamo alla vittoria dopo quasi due mesi. Ed eccoci qua sotto la pioggia di Vicenza, siamo al Menti per Vicenza-Pisa. Abbiamo detto tutto prima che iniziasse questa partita, quindi andiamo subito ad affrontarli. Samsted tocca per Cavion centralmente, c'è Insigne, Uce dal monte largo, attenzione, ce l'ha sul mancino, subito il gol! Segna il Vicenza al quarto minuto, il pelatone dal monte ci porta in vantaggio, azione lampo dopo il calcio di punizione. Attenzione, dentro per Marin, in posizione regolare, 1-1. Uno ha segnato il rumeno, sono in due dentro l'area, oltre a Coil, Marin, mamma mia che gol del Pisa, ha segnato ancora il numero 8, 2-1 per il Pisa. Cavion, palla su Insigne, attenzione, ce l'ha sul destro, la tocca su Dio, mamma mia che traversa, ancora Insigne, non ci credo, nemmeno calcio d'angolo, che miracolo di Nicolas. Palla su Cavion, la chiede Dio e viene servito, non può sbagliare, arriva il gol del pareggio al 44esimo, torna a segnare Bomber Dio, rinvia Nicolas, non lunghissimo, ci arriva Ranocchia, ma ci arriva anche Noji soprattutto, però perde il pallone, Nionto appena entrato, verso Dalmonte, Dalmonte, ce l'ha sul sinistro, poi metterla dentro, per Dio, arriva il 3-2, ribaltata al 76esimo, ed è partito tutto da Nionto che appena entrato ha fatto una bellissima cosa. Ancora il Pisa, Touré dentro per Marin, no, Mastino in posizione regolare. Proviamo a ripartire noi adesso con Insigne verso Dalmonte che proverà ad accentrarsi, va dall'altra parte, bella palla per Nionto, attenzione, la mette giù, poi col mancino, Nicolas, che stava facendo Nionto? Attenzione, c'è Nionto, può provare il tiro, attenzione Nicolas, mamma mia Nionto. Ancora Hernanes, ancora calcio d'angolo, questa volta sul secondo palo, non ci arriva nessuno, c'è ancora Nionto, questa volta non tira, verso Giacomelli, va lui, Murato, ma la palla ancora lì, proprio verso Nionto, proviamo a lottare, rischiano, mancano meno di 10 secondi, finisce qua 3-3, che partitone contro il Pisa, terzo pareggio di fila in questo mese di gennaio. Ora abbiamo il Pordenone fuori casa, ci troviamo al 12° posto con però una gara in meno rispetto a praticamente tutte le altre. Pordenone che andremo a simulare, simulazione lenta, arriva subito il gol, segna Pato al 21esimo e arriva anche il 2-0, stavo per entrare in campo, invece Insigne fa il secondo. Siamo arrivati all'83esimo ormai, io direi ragazzi che possiamo tranquillamente andare al risultato, finisce 0-2, molto molto bene, bella vittoria per noi. Ora ragazzi avremo il Frosinone, si trova al 18esimo posto, però comunque una squadra forte, l'andremo a giocare, era un po' indeciso ma l'andremo a giocare, siamo a meno 4 dall'ottavo posto dove c'è sempre l'Ascoli, andiamoci a giocare questa partita, forza forza Vicenza, andiamo al Menti e andiamo a vincere questa partita contro il Frosinone. Ed eccoci qua al Menti davanti ai nostri tifosi per Vicenza-Frosinone. Loro non stanno andando bene, siamo alla 22esima giornata di campionato, siamo agli sgoccioli anche del calciomercato, vedremo se arriverà un ultimo colpo dopo questa partita, per ora testa al campionato, testa a questo Frosinone che vogliamo battere, voglio i tre punti, voglio tornare a vincere. Dalmonte, palla verso Cavion, attenzione, si è inserito subito Pellegrino, siamo partiti molto bene, va Pellegrino! No, no, l'avevo vista dentro. Palla lunga verso Lulic, attenzione, ce l'ha sul sinistro. Mi sono venuti i flashback della gara di andata. Mamma mia, Pizzi, che roba che ha fatto. Ancora loro, cos'è? Gol? Ma che gol è? Ma che è sta roba? Attenzione, Cavion, può metterla dentro. Palla per Insigne, gol!
1-1 sull'errore del loro portiere. Segna Insigne con una sforbiciata. Il loro portiere poteva fare meglio, ma che gol di Roberto. Possiamo provare la ripartenza con Ranocchia. Allarga benissimo per Lukaku. Questa dobbiamo sfruttarla assolutamente, non possiamo sbagliare. Va Lukaku, tutto solo, non lo ferma nessuno. Ancora Lukaku, davanti al portiere. Che parata, non ci credo. Voglio morire, mi dissocio, signori di Twitch, ma veramente voglio morire. Ancora Lukaku deviato. Garritano da calcio d'angolo sul secondo palo. Arriva il gol di Charpentier. Palla lunga, bravo Samsted, la tiene. E poi c'è Nyonto, che fresco, appena entrato. È partito Dio, bella palla per lui. C'è ancora Nyonto, bella palletta per lui. Nyonto, in velocità, verso Insigne. Sono innamorato di Nyonto. Arriva il gol di Insigne. Che assist di Nyonto. Come è entrato di nuovo in partita con la sua velocità. Qua ha fatto una giocata mostruosa Nyonto. Bella palletta e poi Insigne l'ha messa sul secondo palo. Canotto per il Frosinone. Attenzione, è accerchiato. Bravo Cavion. Insigne su Ranocchia. Sono sbilanciati. Parte il nostro contropiede. Io vado verso Nyonto. Nyonto, attenzione, siamo in tre. Va Nyonto davanti al portiere. Non puoi sbagliare Nyonto. Non puoi sbagliare. Sì, Nyonto! Che acquisto da parte del nostro Vicenza! 3-2, segna ancora il numero 17. Credo sia il primo gol per lui. Pizzignacco va con rinvio lungo verso Nyonto, di testa su Ribeiro, che è appena entrato, verso Hernanes, allarga per Calderoni. Il tempo scorre, chiede palla a Pato, viene servito. Attenzione, torna dietro, palla su Hernanes, ce l'ha sul destro, tira, gira! 4-2! Il Vicenza torna a vincere sul suo campo contro il Frosinone. Golasso anche di Hernanes. Finisce la partita 4-2. Si è conclusa la partita. Ultimo giorno di mercato per noi. Però vediamo Lukaku, 2 mesi. Ah, brutto colpo per Lukaku. Meno male che non è ancora finito il mercato, perché 2 mesi sono veramente tanti. Sul terzino sinistro abbiamo Calderoni, che comunque può giocare come titolare, però non abbiamo nessun altro che possa giocare a sinistra. Insomma, Romeo non può farlo, anche se si può adattare. Samsted non può farlo, non abbiamo nessun altro che possa farlo, quindi credo che dovremmo provare a fare qualcosa, magari con questi pochi soldi che abbiamo, o come svincolato o come giocatore in prestito, anche secco. Ci siamo messi alla ricerca di un giocatore, abbiamo provato a vedere per i prestiti eccetera, era un po' complicato. E poi c'è venuta l'illuminazione di andare a controllare gli svincolati. Non avevo mai controllato i terzini sinistri, più che altro perché abbiamo sempre avuto Lukaku e Calderoni, quindi non mi è mai servito un terzino sinistro. Sono andato a cercare e c'è questo Steliano Filip, un terzino sinistro rumeno, 65 di overall. Nella foto, non so se lo vedete bene da qua, ma c'ha la maglia bianco e rossa, quindi già è perfetto per il nostro Vicenza. Giocatore tra l'altro che con lo stipendio possiamo permetterci, farebbe tranquillamente il terzo terzino sinistro, e secondo me non è per niente male anche a livello di stats. Per quanto riguarda il terzino, è buono fisicamente, per la Serie B sarebbe un ottimo, ottimo giocatore, anche a fondo ai contrasti, tiro da fuori, può giocare anche come esterno e come centrocampista centrale. Tra l'altro anche a livello di stats, diciamo tecniche, non è male, quindi devo dire che forse abbiamo trovato il terzino sinistro che ci serviva. Io gli offrirei, oltre a turnover 3 anni, 5.000 di stipendio e gli offrirei anche un 10.000 di bonus ingaggio. Vediamo che cosa ci dice, un po' meno rispetto magari a quello che potrebbe prendere, ma non voglio trovarmi con l'acqua alla gola. Accetta, 5.000 a settimana, ottimo ingaggio per lui, ottimo colpo per noi, risolviamo un grosso problema che si era posto su quella fascia sinistra, e con lui direi che abbiamo ufficialmente chiuso il nostro mercato invernale. A fine mercato, ragazzi, ci arriva il resoconto della primavera. Andiamo a vedere dall'Albania se ci trova qualche altro talento. No, questo mese non ci arriva niente. Vediamo dall'Italia invece, che non vedo l'ora arrivi qualcosa di interessante. Per ora questo, dai, per ora lo ingaggio, però non mi sembra granché. Questo invece, Matteo Orlando, non sembra male, 1.300.000, 17 anni, quindi potrebbe già andare in prima squadra, speriamo sia un buon giocatore. Lui invece lo continua a seguire, questo lo vado a rifiutare, questo lo vado a rifiutare e questo invece lo vado a chiamare in prima squadra. Perciò questo è il recap del nostro mercato. A mercato finito, cessione di Gerardi per 1.400.000, ottima, ottima cessione. Di Pardo ripreso a parametro 0, poi
Casale per la prossima stagione. Scalvini invece in difesa è arrivato per 1.100.000. Nionto per 800.000 euro, secondo me è il miglior acquisto che abbiamo fatto in questo mercato. E poi abbiamo preso Ribeiro come centrocampista a parametro zero. E poi come ultimo colpo, sempre a parametro zero, arriva Filip, che come vedete con quella maglia era già fatto per essere il nostro terzino sinistro, anche lui a parametro zero, per ovviare insomma la mancanza per 2 mesi di Lukaku, che non vediamo l'ora che torni, sarà una grossa mancanza. Chiuso il mercato, questa è la nostra formazione. Sono molto soddisfatto in realtà della nostra formazione, secondo me abbiamo anche migliorato un po' la rosa prendendo qualche nuovo giocatore. Scalvini, Filip, Nionto, in generale mi piace molto la squadra e secondo me abbiamo la rosa per puntare alla promozione in Serie A. Ci troviamo come vedete a meno 1 dall'Ascoli, che si trova all'ottavo posto, quindi in realtà avremo tutto questo finale di stagione per giocarci l'accesso almeno tra le prime 8. Sarebbe un fallimento per me personale non arrivare almeno ai playoff. Quindi ora, chiuso il mercato, andiamoci a giocare la prima partita del mese di febbraio contro il Crotone, 19esimo in classifica. Saremo fuori casa, andremo a simulare questa sfida. Ha segnato Dalmonte, molto bene, 1-0. Arriva anche il 2-0, Insigne al 16esimo, benissimo. Arriva anche il 3-0, ha segnato anche Dalmonte, ragazzi. Direi di andare al risultato, finisce 3-0, ottima vittoria contro una delle ultime. Dopo la bella vittoria molto semplice con il Crotone, abbiamo un'altra delle ultime, la Regina, sempre fuori casa. Andremo a simulare anche questa partita. Ha segnato la Ribi per la Regina, 1-0 per loro. Molto bene, ha segnato Pato, 1-1. Ha preso un cartellino rosso Samsted, abbiamo messo Insigne di qua, fuori Nionto, dentro Calderoni che va a giocare sulla destra con Filip sulla sinistra. Brutto questo rosso di Samsted, siamo sull'1-1. Io ragazzi sinceramente entro in campo. Ranocchia resta in piedi, bravissimo Dalmonte, palla lunga per Dio, bravissimo, dall'altra parte c'è Insigne, palla per lui, non può sbagliare, no, non ci credo. 1-1, ma questi sono 2 punti assolutamente persi. L'Insigne ha fatto un errore veramente clamoroso, non so ancora come sia possibile. Dopo questa brutta sconfitta e dopo le 3 giornate per Samsted, abbiamo Orlando che può diventare alla sinistra e diventa 68 di overall, molto 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 interessante. E direi ragazzi che li do alla invertita, così migliora anche un po' nel tiro, ma questo sembra molto molto interessante come giocatore. E poi abbiamo anche questo Colombo, un ATT, che può diventare anche lui alla sinistra, cresce, diventa 59, molto interessante la nostra primavera, stiamo trovando delle belle perle, anche lui alla invertita. Io direi ragazzi che questo Orlando è già pronto per la prima squadra, quindi lo vado a promuovere senza problemi, potrebbe farci molto comodo anche come attaccante, come punta, quindi lo promuovo. E poi anche Smiley può venire in prima squadra, 16 anni compiuti, ottimo veramente, e quindi anche lui promuoviamolo in prima squadra. Ora ragazzi però andiamoci a giocare questa partita contro il Como, perché ancora abbiamo tante partite da fare, saremo sempre al 20. Giocherà Romeo e Filip sugli terzini, anche se in realtà credo che farò giocare Calderoni che è un po' più fresco, e farò giocare in realtà anche Cappelletti. Del resto la formazione ce l'abbiamo, andiamo a giocare la partita, forza forza Vicenza. Eccoci qua al menti per Vicenza Como, siamo contro una squadra che si trova a 2 punti di vantaggio da noi, vittoria che deve essere l'imperativo di questa sfida. Iovine da calcio d'angolo, palla sul primo palo, bravo il nostro difensore, ancora Pizzignacco, neanche calcio d'angolo, palla lunga, la tengono loro, cos'è? Fallo in attacco, si fa male anche Calderoni, mamma mia quanti infortuni sui nostri terzini. Giocherà Filip, che doveva giocare all'inizio, poi ha giocato Calderoni, calcio d'angolo, Hernanes dalla bandierina, bella palletta dentro, verso Dio, mamma mia come ha preso la palla il loro difensore, poi c'era Nocchi verso Smiley che è appena entrato, il giovane della primavera, può provare il tiro a giro di Smiley, mamma mia che gol, impazzisco, che golasso che ha fatto signori, incredibile, gol dell'anno, lo segna all'esordio Smiley appena entrato, mamma mia che si è inventato ragazzi, madonna mia che golasso del numero 20, il giovane della primavera albanese appena arrivato, che golasso ragazzi. Calcio d'angolo per il Como, la partita è ancora tutta aperta, Viti la butta fuori, Bovolon, ci arriviamo noi, no la palla è ancora lì, Romeo, palla per Nionto, bravissimo, su Dio, va la ripartenza, attenzione,
Sbagliamo. Incredibile, ancora il Como, non ci credo. Niente, 1-1, ha segnato il Como. Ancora il Como, galvanizzato dal gol dell'1-1. Ci hanno tutto a loro vantaggio. No, non ci credo. Vabbè ragazzi, io che ci devo fare con questo gameplay? La palla è ancora per noi, dal Monte per Ranocchia. 2 minuti più recupero, può esserci l'ultima occasione. Si fa vedere Smiley. Attenzione, Smiley davanti al portiere. L'esordio del numero 20 che va a esultare sotto la curva dei suoi tifosi. 2-2, meritatissimo. Spazza via il Como, l'arbitro credo che fischia, no, c'è ancora rimessa laterale, ultima occasione per noi, sempre Smiley, è scatenato, palla dentro per Dio, la lascia per Hernanes, murato, non ci credo, palla ancora lì, non è finita, ancora Hernanes, ce l'ha sul destro, gol! 3-2 Hernanes, non ci sto credendo. Che cosa sta succedendo? Ha segnato Hernanes all'angolino. Grazie EA Sports che ci regali queste emozioni. Che golazzo di Hernanes. Ma Smiley ragazzi è un fenomeno. E l'arbitro fischia. Grazie mille arbitro, al 95esimo ci siamo portati una vittoria e 3 punti clamorosi. Scavalchiamo il Como. Arriva però la notizia dell'infortunio di Calderoni. Frattura del gomito, sarà indisponibile per 2 mesi.